Buon lunedì e bentornati in questa nuova Top Ten Orange. Quest'oggi stiamo alla classifica dei migliori film su Dragon Ball ed è stata come sempre proposta da voi. Grazie. Numero 10. Bene ragazzi, mi sto un attimo sistemando perché partiamo subito col dire quale film vedremo per primo. L'unico di Dragon Ball Super, nel senso l'unico film che citerò della serie Dragon Ball Super, perché come sapete ci sono lungometraggi su Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e anche Super, e ne conta appena tre, e parleremo della Battaglia degli Dèi. Diciamo che il discorso che sto per fare vale per tutti e tre i film riguardanti Dragon Ball Super. Hanno delle buone idee, Broly forse no, e dal punto di vista tecnico sono forse i migliori in assoluto, hanno delle animazioni fantastiche, dal punto di vista tecnico ovviamente sono passati anni rispetto ai primissimi, però i personaggi sono mosci, in più in generale il problema grosso è che va proprio a distruggere alcuni dei capisaldi, alcuni dei personaggi più fighi come Vegeta, Freezer, porca miseria, Broly. Cioè, dopo aver distrutto Vegeta nel primissimo film, Freezer nel secondo facendolo diventare dorato senza alcun motivo, sono passati anche a Broly che è effettivamente uno dei cattivi più fighi di Dragon Ball, forse addirittura più figo di Freezer, Cell, Majin Buu stessi. Che cazzo. Numero 9. E proprio di Broly parleremo per la nona posizione, che poi è uno scioglilingua. Proprio Broly parleremo. In questo caso parleremo del secondo capitolo riguardante questo grandissimo personaggio che è Sfida alla Leggenda. Diciamo che questo film riprende uno dei messaggi più belli lasciati dalla saga di Dragon Ball, quello della famiglia e dell'eredità che lascia Goku al figlio Gohan, in particolar modo nella saga di Cell, quando c'è quella cosa della Kamehameha e tutto quanto, che è il padre che lascia tutto a Gohan. Poi ci sarà la saga di Majin Buu e cambia tutto, però quel concetto era stupendo e meraviglioso e viene riapplicato qui con l'aggiunta anche di Goten, in un certo senso la famiglia che combatte insieme anche in modo distante, si aiutano per poter sconfiggere un cattivo che da soli non sarebbero riusciti a sconfiggere. E sicuramente fra i vari lungometraggi che citerò, questo è uno di quelli che contiene il messaggio più bello. E poi i combattimenti. Numero 8. Ottava posizione per un lungometraggio del 1993, quindi vuol dire che ha un anno in più di me, perché io non so se sono nato nel 94. Beh, cosa dire di questo film? Diciamo che è uno di quelli un po' più strani. La cosa particolare dei vari film di Dragon Ball è che solitamente non sono canonizzabili, perché molto spesso si collocano in dei momenti in cui in realtà le cose non possono accadere in quel modo, perché magari quel personaggio, per esempio Goku che non sta sulla Terra e comunque però quella scena si svolge in quel momento e Goku in teoria non c'è in quel momento perché deve ancora tornare dopo lo scontro con Freezer, per fare un esempio, poi ne parleremo più avanti ovviamente, forse avete già capito di quale film sto parlando, ma non è questo il caso. E poi ci sono questi film che invece sono canonizzabili, anzi, in un certo senso sono delle vere e proprie espansioni di Dragon Ball stesso, dei DLC per così dire. Ebbene, il film in questione è La Storia di Trunks e quindi scopriamo da questo film come Trunks arriva poi a prendere la macchina del tempo per tornare nel passato. Ci ho messo un po' a dirvi il nome, però effettivamente questa storia è fighissima e effettivamente, guardando la saga di Cell, meritava di essere approfondita. Numero 7. Ebbene, sempre nel 1993 esce un altro film su Dragon Ball. In questo caso c'è uno dei cattivi meno conosciuti, forse anche un pochino bisfrattati, ma io l'ho sempre trovato adorabile ed è Bojack. Tralasciando il paragone di nome con la serie TV, direi di parlare soprattutto di questo film che ha dei combattimenti veramente spettacolari. Il film in questione si chiama La minaccia del demone malvagio e per quanto possa essere un nome un po' comune, spicciolo, che effettivamente dice molto poco, però in questo film rivediamo per la seconda e ultima volta la trasformazione di Gohan adolescente in Super Saiyan di secondo livello. Non ci saranno poi altre occasioni e quindi per questa occasione serve una canzone da Dragon Ball. No, dicevo proprio la vera canzone di Dragon Ball. No, la vera canzone di Dragon Ball. Oh, ci sta. Questa è proprio la canzone di quando Gohan diventa Super Saiyan di secondo livello. Non ci sono cazzi che tengono. Numero 6.
Per la sesta posizione parliamo in un certo senso della spada di Trunks, quello che viene dal futuro, però lo canonizzano, in realtà non è canonizzabile neanche questo, all'interno del futuro passato, oddio, sto facendo confusione. Però lo canonizzano nel passato, che poi nel frattempo è diventato futuro, in cui praticamente conosciamo l'eroe del pianeta Konatz, ed è anche il titolo del film. Effettivamente, nella saga di Cell non sappiamo come Trunks venga in possesso di quella spada, e non lo capiamo nemmeno nel film che abbiamo citato poco fa, La storia di Trunks. E qui finalmente lo scopriamo in un certo senso, però anche se effettivamente è una cosa talmente particolare che andrebbe canonizzata per essere spiegata. Però è comunque un contentino e ragazzi qui ci sono degli scontri veramente eccezionali ed è una delle poche volte in un film di Dragon Ball che vediamo Goku Super Saiyan 3. E poi effettivamente non sono convinto di questa cosa, ma dovrebbe essere la prima volta che vediamo il colpo del dragone. Non mi sembra che ce ne siano state altre se non poi in Dragon Ball GT. Mi sto sbagliando perché potrei ricordarmi male, eh? Numero 5. Per la quinta posizione parliamo di un film che in un certo senso avevo già menzionato, però girandoci intorno. E abbiamo per protagonista, anzi come antagonista, Cooler, e il film è Il destino dei Saiyan del 1991. Ragazzi, Cooler con un film è diventato uno dei miei personaggi preferiti e anche il secondo capitolo che non citerò in questa top l'ho trovato decisamente interessante. È un pelino diverso rispetto a Freezer, è un pochino più sano di mente ma comunque squilibrato. E poi effettivamente la trasformazione extra che ha lui è veramente fighissima. Peccato per questo difetto che, ok, ha una trasformazione in più, ma comunque Goku col Super Saiyan lo sconfigge anche facilmente. Che potrebbe starci perché magari nel frattempo si è allenato, però effettivamente doveva essere uno scontro alla pari in teoria, quantomeno. Invece si risolve veramente in modo troppo veloce. Questo è il peccato di questo film, che sennò sarebbe stato veramente un gioiellino. Numero 4. Per la quarta posizione, ragazzi, invece devo consegnare la medaglia di legno a ben due film perché parlano in pratica dello stesso personaggio, Bardock. E anche in questo caso parliamo di due film che effettivamente sono canonizzati o canonizzabili. Il primo sicuro è canonizzato perché è praticamente un episodio extra e si chiama Le origini del mito. Questo film ci mostra come il padre di Goku fosse in realtà e soprattutto come Freezer effettivamente stermina la razza dei Saiyan. E quindi proprio per questo è uno dei film in assoluto più importanti. Il secondo è concettualmente ancora più interessante, peccato che sia troppo poco approfondito e troppo veloce per alcune parti di racconto, soprattutto come Bardock si trasformi. Ed è praticamente l'origine della leggenda del Super Saiyan, in un certo senso il come Freezer poi arriverà a scoprire dell'esistenza dei Super Saiyan e averne paura e per questo poi sterminarli, che si ricollega alle origini del mito. Come episodio, ragazzi, è qualitativamente eccelso, è uno dei più recenti e l'idea è concettualmente bellissima, mancava, poteva essere sviluppata e durare 20 minuti in più per alcune cose, però molto interessante. E poi abbiamo praticamente un antenato in azione di Freezer. Ragazzi, per la medaglia di bronzo citerò un film per cui i veri uomini hanno pianto. Numero 3. Ragazzi, per la medaglia di bronzo citerò un film per cui i veri uomini hanno pianto. Dragon Ball GT Special. In realtà questo film del 1997 si chiama L'ultima battaglia, in cui vediamo in azione Goku Junior praticamente, quindi un nipote di Goku che seguirà una serie di disavventure, non vi voglio spoilerare molto, che porterà poi a... ragazzi, il finale è da pianto, cioè mi stanno venendo i brividi adesso, veramente un finale con un magone in gola al pari della finale di Dragon Ball GT. Sono due finali che fra l'altro si collegano molto bene ed è effettivamente uno special. Infatti gli special sono quelli canonizzabili, canonizzati anche, che sono quindi delle puntate speciali più lunghe, infatti vengono detti special proprio per questo. E ragazzi, alla fine del film, in quel momento capisci che Dragon Ball è finito. Poi è arrivato Super che ha mandato a puttane tutto, vaffanculo. Però questo finale, anche quello di GT, ragazzi, sono al bacio. Cioè, Dragon Ball GT ha tanti difetti, ma è fatto col cuore. Dragon Ball Super, no. Numero 2. Per la seconda posizione consegno la medaglia d'argento a uno dei cattivi
cattivi che io più adoro dell'intera antologia di Dragon Ball. È un personaggio che ha anche uno switch, e in primis si richiama un po' Majin Buu e dopo diventa una specie di Cell un po' più stupidotto, però molto cupo e molto serioso, con dei tratti un po' da cattivo alla Freezer. Insomma, un mix molto interessante, soprattutto i design delle due trasformazioni sono spettacolari. Vabbè ragazzi, lo vedete qui dietro, sto parlando di Janemba, e il film in questione è Il Diabolico Guerriero degli Inferi del 1997. Altra cosa fighissima di questo film, rivediamo la Fusion, che questa volta non la fanno Goten e Trunks, bensì Vegeta e Goku, e vediamo per la prima volta in assoluto Gogeta Super Saiyan, fra l'altro, ed è uno spettacolo per gli occhi. C'ha uno dei combattimenti più belli e colorati di tutto Dragon Ball. Col fatto che si svolge in quella maniera è veramente stracolorato, veramente uno dei migliori film e uno dei migliori cattivi e combattimenti di tutto Dragon Ball, senza ombra di dubbio. Numero 1. Ragazzi, qui raggiungiamo veramente l'apice, è veramente il film più bello mai creato per Dragon Ball, una cosa spettacolare, fantastica, inimitabile. Ragazzi, il film più bello di sempre per me è Dragon Ball Evolution. Sto scherzando. Prima posizione, ragazzi, medaglia d'oro per un cattivo che in realtà abbiamo già citato in questa top. Stiamo parlando veramente di un cattivo sadico, senza scrupoli, squilibrato ma fortissimo. E la cosa bella è che al suo interno ha anche il sangue dei Saiyan. Ragazzi, medaglia d'oro per Broly e il suo primissimo capitolo. E anche questa top è finita. Come sempre, commentate qui sotto e stilate la vostra classifica. Fatemi sapere quali sono i vostri film di Dragon Ball preferiti. E detto questo, ragazzi, YouTube!